lei ha scelto di andare con un altro. E quando una donna dopo 25 anni non viene ascoltata, non viene capita, lei non si sente compresa da quest'uomo, decide di virare da un'altra parte. Per poi. Questo spettacolo è veramente una macchina infernale. Io sono molto onorata di essere qui al piccolo all'Eliseo, lavorare di nuovo con Luca dopo un po' di anni. Lui mi massacra, ma io sono molto contenta perché mi diverto molto a farmi massacrare. Da caso quando sogno qualcosa poi si avvera sempre. E insomma, diciamo che pensavo un giorno di lavorare con Luca Barbarischi ed è accaduto. Ed è accaduto in una maniera strana perché non c'era mai stato, mai avevo avuto il piacere di stringere la mano, non ci eravamo mai incrociati, per cui è proprio il caso appunto che Luca pensasse a me e quindi fare questa esperienza con lui veramente. Diverte molto, mi piace, mi ha dato un bel personaggio, mi dà molto spazio. E poi una cosa che devo dire, io ho lavorato con tante persone e Luca è un'eccezione a delle brutte regole teatrali. Luca ti dà tanto spazio, non è geloso di quando si prende un applauso. Invece ho lavorato con gente che io avevo l'applauso la sera prima, la sera dopo mi tagliavano che la battuta non la dire più. È inutile quella battuta, invece Luca ti fa crescere e io ho bisogno di crescere. Noi giovani attori ci lamentiamo sempre del fatto che in Italia c'è poca fantasia e generalmente si assegnano i ruoli alle persone che sembrano incarnarli dal momento in cui entrano nella stanza dove sosterranno il provino. E invece Luca ha avuto molta fantasia e per me questa è stata la cosa più bella. Ha affidato a me il ruolo che molti mi hanno detto tu non lo farai, ma tu non farai mai la borgatana, non farai mai la coatta, perché fisicamente proprio siete un po' distante. Invece Luca ci ha creduto e mi ha massacrato anche a me, però mi è stato utilissimo ed è per me una grandissima occasione. Ha preso Gianluca Gobbi per fare, diciamo, l'amante affascinante che si porta via Lisa, anche questa è una scelta coraggiosa, ha preso Ernesto per fare il ruolo che era stato scritto per una donna, però secondo me tutte queste dissonanze producono dei personaggi che sono surreali e questa è la cosa che a me piace di più dello spettacolo, il suo livello di surrealtà. E, detto questo, per me è stata un'occasione straordinaria, io sono uscita relativamente da poco dal centro sperimentale e mi sono trovata a lavorare con dei mostri della commedia. Ho imparato tantissimo su quello che loro chiamano controtempo, tempi comici, fare jazz, tutte cose che per me esistevano forse soltanto in teoria. E quindi grazie.